l'omosessualità, l'eterosessualità, l'eiaculazione precoce, tutte queste cose le quali se vuoi possiamo e dobbiamo parlare, se vogliamo poi impedire che i genitori guardino crescere i loro figli col timore che la ragazza diventi puttana o con il ragazzo omosessuale o cose di questo genere, invece di vivere assieme in un clima di amore e riuscire a fare della società qualcosa che rende più felici perché più liberi, più responsabili perché più puliti, più capaci di amare e meno di pagare. Sono 969 leggi del Parlamento che prese in considerazione, il Partito Comunista, che sarebbe il partito dell'area alternativa, ha votato contro il 12% delle volte, cioè una volta su 10 le leggi sono leggi di Ceriaco De Mita, Enrico Berlinguer. Io non sto bevendo da due giorni. Dico che faccio già, mi sono fatto rifare la gamba, non ho seduto, parlo in prestato, perché io prendo per il culo di italiano, dico che di giorno e invece no! Senti, Andrea, ti lasciamo perdere, le prove che appunto siamo tutti qua sotto braccio. Cosa ha fatto Marco Pannella? Cosa ha rappresentato soprattutto per questo paese? Io dico soprattutto le iniziative in corso, che erano in corso di Marco fino a una settimana fa, che sono le iniziative del federalismo europeo, del rispetto delle regole, delle legalizzazioni sulle droghe, sull'eutanasia, sulla giustizia, che è fuori legge, la giustizia italiana condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Noi vogliamo anche con l'aiuto delle istituzioni internazionali dell'ONU garantire il diritto dei cittadini alla conoscenza, anche quando lo Stato nazionale la nega. Queste erano battaglie in corso e quindi è una eredità di idee, non di cose, non di roba, che sono utili per chi avrà il coraggio di portarle avanti. Quello che i ictofoni agli occhi non avesse sembianze umane, era vietato. Oggi si pretende di sacralizzare quello che non ha sembianze umane nemmeno al microscopio più potente della terra. Viva la vita, viva la vita del diritto e del diritto alla vita.